Una buona serata ai nostri telespettatori e ben ritrovati al telegiornale. Mentre l'odore a Borgo Taro persiste, ARPA risponde ad un cittadino che le analisi sono di difficile attuazione e ci vorrà del tempo per conoscere i risultati. Un esperto da noi contattato dice praticamente tagliate la testa al toro, richiedete esami da istituti che siano super partes e di altre regioni e poi rendeteli noti ai cittadini. Un cittadino chiede spiegazioni ad ARPA e ARPA risponde in merito ai cattivi odori che da ormai oltre un mese si percepiscono a Borgo Taro. Le indagini svolte da ARPA, spiega, sono state in un primo tempo effettuate per una valutazione dello stato dell'impianto e la corrispondenza delle emissioni rispetto all'autorizzazione in possesso della ditta Lamina. Nel corso della scorsa settimana, prosegue la mail, è inoltre stato effettuato un primo set di controlli alle emissioni, ovvero sui fumi emessi dal camino della ditta, i cui campioni sono stati inviati al laboratorio specializzato di ARPA presso la sede di Reggio Emilia per le opportune indagini. Stiamo predisponendo per ulteriori approfondimenti in modo da verificare complessivamente le condizioni dell'impianto nel dettaglio. Essendo la tipologia di analisi richiesta abbastanza complessa, ci è stato comunicato che i tempi per le risposte necessarie sono almeno di una quindicina di giorni, cercando di procedere con la massima urgenza possibile. Non appena avremo i risultati in oggetto, termina la mail, sarà nostra cura procedere alla loro valutazione e diffusione. La nostra emittente su questo tema, che ogni giorno diventa sempre più caldo a Borgo Taro, ha interpellato un esperto che ha confermato quanto asserito da ARPA, ovvero che questo tipo di analisi sono di difficile effettuazione poiché richiedono apparati specifici. ARPA inoltre, ogni volta che effettua indagini, rilevazioni e analisi, ha l'obbligo di informare la ditta in questione affinché, come diritto di difesa, chieda di essere presente anche un suo esperto di fiducia. In quanto agli odori che si percepiscono in paese ma anche in diverse frazioni, è di questa mattina la segnalazione di una nostra telespettatrice che lo ha sentito molto forte anche ad Ostia Parmense, si dividono in due, quelli molesti che rientrano nel codice civile e quelli ad emissione nociva che riguardano invece il codice penale. La miglior cosa da fare, sempre a detta dell'esperto, sarebbe che il comune o chi per lui, per far scemare ogni dubbio, chiedesse ad un istituto al di fuori della nostra regione, come ad esempio per citarne una l'Università di Pisa, Super Partes, di effettuare analisi e, una volta in possesso dei risultati, renderli noti ai cittadini. Infine, per quanto concerne i comitati che stanno nascendo proprio in questi giorni, l'invito è di avvalersi dell'operato di avvocati al di sopra delle parti, che arrivino da un'altra regione, che non abbiano alcun collegamento con questa zona, per risultare davvero al di sopra delle parti e richiedere come primo atto controlli sulle emissioni della ditta in questione, magari, come detto prima, proprio ad una università. Intanto, anche questa mattina, intorno alle 10, il camioncino dell'ARPA è giunto di nuovo alla Lamina. Dopo aver raccolto oltre 500 mi piace su Facebook ed un centinaio di preadesioni in pochi giorni, i promotori della pagina L'Aria del Borgo propongono di costituire ufficialmente un comitato civico e apolitico che dia forza alla richiesta di risolvere il problema delle emissioni maleodoranti. Chi è interessato ad aderire al comitato L'Aria del Borgo può farlo recandosi sabato prossimo 11 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 presso la sala della Biblioteca Manara di Borgo Taro, dove sarà allestito un informativo. L'appuntamento sarà anche occasione per discutere del problema e organizzare l'attività del comitato. Voltiamo pagina, cronaca, grande paura questa mattina intorno alle 8.30 in un'abitazione di Cavignaga nel comune di Bedogna, dove ha preso fuoco un divano all'interno della cucina. Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla stufa. Un giovane si trova in osservazione al Santa Maria di Borgo Taro, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, l'abitazione però ha subito ingenti danni. È stato trasportato all'ospedale con problemi di respirazione il giovane che questa mattina, nell'accendere la stufa di casa con un pezzo di legna, ha involontariamente appiccato il fuoco all'interno dell'abitazione. Il fatto è accaduto nel centro della frazione di Cavignaga di Bedogna, nella casa di proprietà di G.C. Il 24enne sprigiona in modo accidentale le fiamme che in pochi secondi attaccano il divano con la struttura in legno, bruciandolo completamente. Il ragazzo cerca di fermare le lingue di fuoco ma non ce la fa, è solo in
in casa e spaventato. Corre a chiedere aiuto ai vicini più prossimi, che distano però dalla sua abitazione diverse centinaia di metri. La donna che gli apre la porta se lo ritrova davanti tutto sporco di fumo e ansimante. Chiama immediatamente i vigili del fuoco di Borgotaro e la Croce Rossa, ma nel frattempo avvisa anche il figlio, che corre sul posto e con una canna inizia a cercare di domare le fiamme. Sono attimi concitati dove il giovane, seppur con evidenti problemi di salute per aver respirato molto fumo, cerca disperatamente di rientrare in casa per salvare il suo gatto e, malgrado le fiamme, ci riesce. Poi arrivano i pompieri, che spengono definitivamente il rogo e mettono in sicurezza l'area. Un'ambulanza della Croce Rossa provvede a trasportare il ragazzo all'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Qui i medici, dopo averlo visitato, ritengono che le sue condizioni di salute non siano gravi da richiedere il ricovero a Vaio di Fidenza per un trattamento nella camera iperbarica e quindi lo trattengono in loco sotto osservazione per alcune ore. Ingenti invece i danni all'interno dell'abitazione. Se infatti il fuoco è rimasto circoscritto alla cucina, il fumo invece si è propagato ovunque, annerendo tutti gli altri locali, mobili e suppellettili compresi. E parliamo ancora di fuoco, perché la scorsa notte una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire nei pressi dell'autostrada A15 nella zona di Fornovo per spegnere un incendio. Per cause ancora da accertare, alcune sterpaglie che si trovavano proprio di fianco alle corsie dell'autostrada appunto sono andate in fiamme. L'intervento dei pompieri ha permesso in breve di riportare la situazione alla normalità. Pietro Mori, portavoce del comitato Montepelpi, contesta quanto asserito dal sindaco di Bedogna Carlo Berni in una recente intervista in merito alla ditta Norda. Ascoltiamolo. Il comitato per la salvaguardia delle risorse idriche del Montepelpi critica le affermazioni rilasciate alla nostra emittente dal sindaco di Bedogna Carlo Berni nel corso del notiziario del 25 gennaio scorso. In tale occasione Berni aveva affermato che le nuove captazioni autorizzate allo stabilimento Norda di Masanti porterebbero tutta una serie di vantaggi al territorio dell'Alta Valceno Bedoniese. Per il comitato Montepelpi le cose stanno in maniera molto diversa. Siamo sgomenti di fronte alle dichiarazioni della ragioniera Berni e il sindaco di Bedogna. A parte che sembrava a molti, e abbiamo dovuto discutere con qualcuno che non sapeva, è apparso a molti che sembrasse addirittura l'amministratore delegato di Nord, dal modo di fare e dal modo di esporre le cose. Noi chiaramente abbiamo smentito tutto ciò, e sicuramente però parole come clienti, business, marchi, eccetera, eccetera, sono parole senz'altro superflue per un sindaco che dovrebbe tutelare i suoi cittadini. I suoi cittadini non si ritengono, a mio modo di vedere e a nostro modo di vedere, tutelati, in quanto le popolazioni non sono rassicurate sul fatto che verrà a mancare o meno l'acqua. Questo l'abbiamo già detto tante volte. Inoltre, ragioni a Berni, ci deve dare da qui 5 mesi addirittura dei pezzi di carta che sono atti pubblici, cioè il protocollo d'intesa firmato dal comune e da Norda. Al tavolo noi non c'eravamo, quindi non so con chi si sia seduto al tavolo, non abbiamo documentazione e di questo parleremo con la prefettura, perché non ci sembra un modo di agire estremamente corretto. E la disoccupazione sicuramente non si risolve con 5 o 6 posti. Noi non crediamo assolutamente che essendoci dei nuovi macchinari vengano assunte nuove persone. E i macchinari di solito hanno sempre tolto persone, qualsiasi individuo che abbia una certa dimestichezza con l'economia sa bene che le macchine hanno sempre tolto assolutamente manodopera. Quindi speriamo che non ci sia la coda alla Norda di Masanti, perché secondo me, secondo noi, è una cosa abbastanza superflua. Inoltre vorremmo dire un'altra cosa: perché non crediamo alle parole della ragione a Berni? Allora, ricordiamo che l'ex Finquoghi a Bedogna, prima di essere chiusa, aveva 160 persone. Nel frattempo, in questi anni, la Regione Berni ha comunicato 2 volte che c'erano dei compratori che avrebbero rimesso in pista l'attività della ceramica. Non è avvenuto. La Taro Glass è un'altra cosa per cui sembrava tutto risolto, c'era il compratore, dopo un anno ha chiuso e quindi sono altri posti di lavoro. Inoltre aspettiamo ancora il distributore di benzina a Ponteceno, che ci aveva promesso 7 anni fa, e la banda larga che
doveva essere installata per il collegamento internet. Quindi queste cose ci danno l'idea che quello che dice il ragionier Berni è ampiamente opinabile. Per quanto riguarda i camion evidentemente se ne è dimenticato. Probabilmente dopo l'uscita dei camion notturna che c'era stata comunicata in una precedente documentazione della stampa, in una dichiarazione fatta dalla ragionier Berni, probabilmente usciranno altre cose. Noi abbiamo paura da anni di essere investiti da camion che vadano a sinistra e invadano la nostra carreggiata. Gli incidenti ce ne sono stati a bizzeffe. Un altro punto, si parlava di 7 milioni. È chiaro che Nod investe i suoi soldi come meglio crede. E ai cittadini non è apparso niente di interessante negli ultimi 10-15 anni. Che succede? Succede che basta vedere i tassi di spopolamento negli ultimi 15 anni e il reddito pro capite negli ultimi 15 anni, che senz'altro non è aumentato. E noi chiediamo senz'altro alla ragionier Berni o a chi per lui di un dibattito pubblico a Teletaro. Inoltre chiediamo anche a Teletaro l'indice di gradimento, che ci risulta molto basso, sentire i commercianti, le donne e le persone, per vedere quale sia appunto il gradimento da parte sua. Per quanto riguarda la giunta, chiediamo alle due più votate della giunta stessa se sono d'accordo con il sindaco Berni, anche perché non c'è stato nessun passaggio in giunta, non c'è stato nessun passaggio in consiglio comunale e appunto non abbiamo documentazione di quello che il sindaco ha fatto con Nord. Siamo veramente dolenti di vedere questo. Quanto al permesso, il permesso vedremo se arriverà. Il permesso passerà da Firenze, da Roma e da Milano. Dove, perché e come? E lo saprete al momento giusto, perché un po' di privacy dobbiamo averla anche noi. La neonata associazione culturale Laborataro organizza un incontro sull'esperienza del centro commerciale naturale di Bedogna, incontro che sarà anche occasione per presentare e distribuire ai commercianti di Borgotaro un questionario realizzato da Laborataro per conoscere ed approfondire i problemi e le prospettive delle piccole attività commerciali in paese. L'appuntamento è per domani, giovedì alle ore 21, in biblioteca Manara a Borgotaro. Ovviamente l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare agli esercenti locali. È emergenza a Berceto per le numerose piante malate. Tutti gli ippocastani nel parco Toro Seduto sono vittime di una potatura praticata tempo fa che purtroppo le ha indebolite sempre di più, rendendo sempre più probabile la rottura di rami e tronchi. Un paese senza il suo giardino pubblico con queste piante molto alte, piantate nel 1932, e non riesco a immaginare Piazza San Giovanni senza quelle piante. Bisognerebbe avere i soldi e la possibilità, anche da un punto di vista tecnico, di sostituirle con piante già sane e già adulte. Comunque riusciremo attraverso la cooperativa Passo Cisa a intervenire su ogni singola pianta e a togliere semplicemente i rami ammalati e a non fare più le potature che venivano fatte un tempo, che hanno fatto marcire i tronchi, come succede in tanti paesi della provincia. Quindi il verde va curato, bisognerebbe anche avere la possibilità di spendere dei soldi, di ripiantumare. E questo purtroppo non è possibile, però per evitare dei danni e forse anche delle tragedie annunciate, Fausto con la cooperativa Passo Cisa toglierà tutti i rami secchi da queste piante. Quando il virus dell'influenza attacca siamo davvero in pochi a salvarci. Per guarire bene e velocemente ci sono delle semplici linee da seguire. Classi scolastiche dimezzate, insegnanti sostituiti d'urgenza da colleghi disperati, intere famiglie contagiate, ospedali in difficoltà, pediatri esasperati, negozi chiusi, alcune farmacie in cui vanno rapidamente esauriti i farmaci prima del nuovo rifornimento. Insomma, questa influenza del 2017 sta creando davvero tanti problemi in tutto il parmense. Maggiormente colpiti i bambini e le loro famiglie, ma non solo. Sembra comunque che la vaccinazione tetravalente abbia protetto un po' di più. Forse per questo gli anziani sono stati meno coinvolti del solito. Per fare chiarezza sull'argomento abbiamo intervistato Fabrizio Piazza, titolare della farmacia di Filegara. Quando l'abbiamo chiamato stava coprendo il servizio farmaceutico di urgenza per la zona di Medesano e Noceto. Chiedevamo qual è la situazione attualmente dell'influenza di questi giorni.
Allora, l'influenza è ancora molto presente e si è manifestata e si manifesta tuttora nelle più varie forme, al di là della tradizionale puntata febbrile, quindi febbri alte. Più frequenti in questi giorni sono legati a presenza di manifestazioni gastrointestinali, in senso classico, quindi presenza di vomito. E soprattutto è un tipo di influenza che si protrae per alcuni giorni lasciando piuttosto debilitati, no? Uh-huh. Sono colpiti molto i bambini. I farmaci richiesti quali sono? Ovviamente dagli antipirettici a tutti quelli che possono servire per contrastare queste forme gastrointestinali. Tutti quelli che possono essere dai fermenti lattici piuttosto che gli antiemetici, gli antivomito e forme gastroenteriche che sono particolarmente violenti e anche estremamente contagiose, devo dire, perché è frequentissimo il bambino che frequenta una scuola dal nido fino a scuole di grado più elevato che poi dopo porta a casa l'influenza e tutta la famiglia nel giro di pochissimo tempo rimane contagiata. È presente, dicevo, soprattutto nelle fasce più giovani e mentre gli anziani che hanno provveduto comunque ad una vaccinazione sembrano più coperte. I flussi epidemiologici ci dicono che fino alla seconda metà di febbraio il picco dell'influenza non tenderà a diminuire. Una volta che una famiglia o un bambino l'ha preso, poi si può riprendere possono mettersi il cuore in pace e dire per quest'anno l'abbiamo passata? Normalmente dopo che è stata presa si sono formati anticorpi sufficienti per poter essere sufficientemente tranquilli, può però presentarsi in altre forme, abbiamo avuto delle ricadute che hanno visto per esempio degli interessamenti broncopolmonari piuttosto che chi aveva avuto una forma diversa essere colpito dalla forma gastroenterica. Ecco. Il virus si è manifestato in diversi modi. E ognuno di questi modi era ugualmente, virulento, se posso usare questo termine, perché c'è stata una mutazione, quindi noi non eravamo preparati come anticorpi a questo nuovo virus. Lo sport, il basket, vincono facile le ragazze della Roby Profumi che in casa abbattono letteralmente Forlì per 65-35. Il prossimo impegno, sempre in casa, le vedrà contro l'ultima in classifica. Mentre i Diavoli Rossi inciampano nel CUS Parma troppo forte, la Roby Profumi fa quello che doveva fare, ovvero vincere. E lo fa anche molto bene ed agevolmente, visto che in casa batte per 65-35 Forlì, penultima in classifica. Per le ragazze di Mister Scanzani arrivano due punti preziosi che le allontanano sempre più dai play-out. Una gara facile per le borgoteresi, dicevamo, senza storia, con le avversarie mai entrate in partita e la Roby che si è anche presa qualche libertà provando alcune giovani in campo. Cedrini del Forlì è stata l'unica avversaria che ci ha provato a fermare la Valtarese, l'unica andata spesso a canestro, per il resto il nulla o quasi. La Roby prende il largo agevolmente con una squadra che ha ritrovato concentrazione e difesa attente ed una bella abilità nello sfruttare velocità. Forti di questo risultato, le ragazze della Roby sono già cariche per il prossimo impegno ancora casalingo ed ancora alla loro portata, visto che al Palaraschi arriverà l'ultima in classifica, il Rimini. Le previsioni meteo per domani, giovedì 9 febbraio, avremo nuvoloso con deboli precipitazioni sin dal mattino, nevose intorno ai 600 metri, al pomeriggio possibili deboli piogge. Temperature minime in lieve calo, valori tra meno 3 e 1 grado, massime stabili tra i 3 e i 5 gradi, infine i venti saranno deboli. I programmi di questa sera su RTA iniziano alle 20.35 con In TV I Piaceri della Vita, proseguono con FN Network alle ore 22 il TG e a seguire Ballo che sballo in TV. Ed è tutto anche per questa sera, mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito. A domani.